In studio Viviana Sammito. Lo avete sentito dai titoli, ancora ben trovata l'edizione di MTG in apertura, la cronaca con l'esplosione di un macchinario per l'ossigenoterapia all'ospedale di Ribera nell'Agrigentino. È successo ieri sera quando un paziente si è acceso una sigaretta all'interno dell'ospedale. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, per fortuna non ci sono feriti né intossicati e il commissario dell'ASP di Agrigento Giuseppe 110 ha fornito garanzie. Facciamo il punto in questo servizio. Decide di fumare una sigaretta dentro l'ospedale, nel reparto di medicina, vicino al macchinario dell'ossigenoterapia, che in un attimo esplode. È morto nell'incendio un rumeno di 53 anni, Costica Brustureanu, residente a Canicattì, nell'Agrigentino. Era stato ricoverato la stessa mattina. Il paziente, durante la seduta di ossigenoterapia, si è tolto la mascherina per fumare, provocando l'esplosione della macchina che erogava l'ossigeno. 5 pazienti ricoverati sono stati salvati ieri sera nell'ala dell'ospedale Fratelli Parla Piano di Ribera, che è stata dichiarata inagibile. 4 sono stati già trasferiti in un'altra ala della struttura sanitaria. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria. Il terzo piano dello stabile, dove c'è il reparto di medicina, è stato posto sotto sequestro preventivo, come disposto dal sostituto procuratore di turno di Sciacca, che è rimasto fino a notte inoltrata sul posto. C'è soltanto l'area che è stata sottoposta a sequestro, che in questo momento non è agibile. E come non è agibile, l'area è immediatamente sottostante, dove a causa delle infiltrazioni d'acqua c'è stato qualche pannello di controsoffitto che è caduto, e quindi aspettiamo le verifiche dei vigili del fuoco per riaprire il piano inferiore. Io devo ringraziare gli operatori che hanno agito in maniera immediata, prima di tutto in maniera professionale, andando ad attivare tutte quelle che erano le procedure previste in questi casi. Direttore, ma questo paziente rumeno è sfuggito, insomma, così all'attenzione dei sanitari? Come si accende una sigaretta durante l'ossigenoterapia? Su questo non le posso rispondere, perché io non ero nei luoghi. Abbiamo avviato un'indagine interna, immediatamente costituito una commissione che verificherà in queste giornate quello che è realmente successo. Allora, l'UGL Sanità poneva l'attenzione sulla sicurezza all'interno degli ospedali. Quanto c'entra la sicurezza rispetto a questo fatto specifico? Quello della sicurezza è il tema più importante. Proprio sul tema dell'antincendio noi abbiamo fatto più di una riunione. Gli operatori che sono intervenuti avevano tutti l'attestato di aver partecipato ad un corso di antincendio, così come previsto dalla normativa. Hanno attivato tutte le procedure previste in questi casi, cioè staccare l'energia elettrica, chiudere i gas medicali. È un pensionato di 75 anni, è uscito di casa per lavorare nel suo podere a Monreale, ma non è più rientrato. I familiari preoccupati hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. Le squadre di soccorso l'hanno trovato a terra già cadavere. Fino a tarda sera sono andati avanti gli accertamenti dei carabinieri e il medico legale ha accertato che sull'uomo non c'erano segni di violenza e che la morte è avvenuta per un arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali. Alice Culcasi, 23 anni, è rimasta vittima di un incidente stradale mortale avvenuto all'alba di oggi in via Virgilio a Trapani. Secondo la ricostruzione, la giovane ha perso il controllo della sua auto piombando contro un albero. Sono intervenuti i carabinieri. Ieri pomeriggio a Valderi, cioè, si è verificato un altro incidente mortale nel quale ha perso la vita un motociclista di 64 anni, Salvatore Lobue, e l'uomo è uscito fuori di strada con la moto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e i vigili urbani. Andiamo a Catania con la cronaca. Da 2 anni rendeva la vita impossibile alla ex moglie, evade degli arresti domiciliari per continuare a pedinarla. Facciamo il punto nel servizio di Valentina Frasca.
È passato dagli arresti domiciliari al carcere un 38enne di Mister Bianco che vive a Catania, indagato per maltrattamenti in famiglia. Lo ha deciso il GIP del Tribunale Etneo alla luce di quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che, coordinate da un pool di magistrati specializzati in reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sui comportamenti violenti e vessatori dell'uomo nei confronti dell'ex moglie di 37 anni a partire dal 2022, compiuti anche in presenza delle figlie minori. Per questo, nell'agosto scorso, era stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e a febbraio era stato ristretto ai domiciliari. L'uomo però pochi giorni fa è evaso ed è andato dritto dall'ex moglie per aggredirla in Piazza Mercato, nel popoloso quartiere di Monte Po. In quell'occasione, la 37enne ha raccontato ai carabinieri che era stata avvicinata dall'ex che voleva offrirle da bere, ma che lei aveva rifiutato e si era allontanata. A quel punto lui l'aveva pedinata, aggredita ed insultata. Poi l'aveva bloccata e le aveva tolto le chiavi dell'auto per impedirle di fuggire e il telefono cellulare che aveva anche rotto. La discussione, degenerata in violenta lite, è stata sedata solo grazie all'intervento del padre dell'aggressore. Scattata la segnalazione, i militari dell'arma poco dopo hanno trovato l'uomo a casa con addosso ancora gli abiti che indossava al momento dell'aggressione e che la donna aveva descritto. L'uomo mostrava lesioni sul viso e sul collo, quindi non ha potuto negare di avere litigato poco prima con la ex. I fatti denunciati dalla donna hanno consentito l'emissione del provvedimento cautelare a carico del 38enne che è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. È un 56enne è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Catania. In più negozi di Paternò si è spacciato maresciallo della Guardia di Finanza, prospettando anche compiti di vigilanza e controllo, e prendeva la merce senza pagarla. L'uomo, un pregiudicato di Enna, è stato bloccato all'uscita di un negozio di ottica dove si era fatto consegnare un paio di occhiali. Il 56enne è indagato per usurpazione di funzioni pubbliche, sostituzione di persona e truffa. I carabinieri di Patti hanno notificato una misura cautelare nei confronti di una dipendente delle poste nel Messinese, accusata di aver sottratto oltre 25.000 euro dai conti correnti, appunto per lo più di anziani, ed è stata anche licenziata. Il punto nel servizio di Veronica Puglisi. Si è impossessata di oltre 25.000 euro che avrebbe indebitamente sottratto da libretti postali e buoni fruttiferi degli ignari clienti, per lo più anziani, approfittando della loro fiducia. I carabinieri della compagnia di Patti hanno dato esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di una donna dipendente di un ufficio postale. È ritenuta responsabile di peculato. I carabinieri, coordinati dalla locale procura della Repubblica, nel novembre del 2022 avevano avviato i riscontri a seguito delle denunce presentate da due correntisti. Secondo quanto accertato dai militari, la donna ad ogni richiesta di prelevamento di denaro dai libretti dei correntisti frodati avrebbe prelevato cifre nettamente superiori a quelle richieste dai clienti, impossessandosi indebitamente della differenza. All'insaputa degli intestatari, inoltre, utilizzando impropriamente il proprio user ID, si sarebbe anche appropriata di buoni fruttiferi e di altre somme di denaro detratti da altri libretti postali e da accessi illegali ai postamat. A seguito di quanto accaduto, Poste Italiane, costituitosi parte civile, ha licenziato la donna. In auto con un'arma e centinaio di cartucce, un operaio 25enne incensurato è stato arrestato a Modica dai carabinieri per detenzione di arma clandestina, un revolver non censito in banca dati e un cospicuo munizionamento. Nella sua auto, nascosti in una borsa con dei vestiti, i militari hanno trovato una pistola alterata, priva di matricola e perfettamente funzionante, circa un centinaio di cartucce. Poi nella sua abitazione è stato trovato un altro revolver carico calibro 6 con circa 30 cartucce, oltre ulteriori cartucce da caccia calibro 16. Armi e munizioni sono state sequestrate. E questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha adottato 22 provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi della squadra dell'Iccata Calcio, già denunciati, di età compresa tra i 56 e i 16 anni, 4 sono minorenni. Durante lo svolgimento della partita Ragusa-Licata, alcuni tifosi della squadra ospite avevano fatto esplodere petardi e al termine dell'incontro un consistente gruppo, facendo pressione sui cancelli posti sulle doppie recinzioni,
avevano fatto eruzione nella tribuna occupata dai tifosi della squadra del Ragusa. Il provvedimento è stato notificato nei giorni scorsi. Voltiamo pagina, vi parliamo adesso della seconda giornata del Triduo Pasquale. Ieri, Venerdì Santo, si è celebrata l'azione liturgica della Passione del Signore. Processioni composte e suggestive, avvenute nel silenzio, si compiono i riti del Venerdì Santo, il giorno del dolore e della mestizia, caratterizzato dalla liturgia della parola e l'adorazione della Santa Croce, e in serata, nelle varie città siciliane, dalla Via Crucis e le processioni con il crocifisso, con le statue del Cristo morto e della Madonna addolorata. A Modica la città rinnova la tradizione. Alle celebrazioni dell'azione liturgica e dell'adorazione della croce hanno fatto seguito l'uscita del simulacro della Madonna addolorata dalla collegiata di Santa Maria di Betlemme, accompagnata dal corpo bandistico della Civica Filarmonica che ha attraversato via Marchesa Tedeschi e Piazza Monumento fino a raggiungere il Duomo di San Pietro, da dove è disceso al suono delle campane di legno utilizzate per il Venerdì Santo il Cristo morto. La processione che ha percorso Corso Umberto è stata scandita dalle note delle più famose elegie funebri e da meditazioni scritte dalle parrocchie della comunità ecclesiale Modica Centro, che hanno costituito le sette soste della processione. I due simulacri, infine, hanno fatto ritorno nelle rispettive chiese per continuare i riti del Triduo Pasquale. A Scicli, nella chiesa di Santa Maria la Nova, è avvenuta intorno alle 19:30 ascesa a cruci. La statua della Dolorata è uscita dalla chiesa di San Giovanni in via Mormino Penna ed è avvenuto l'incontro con il Cristo morto davanti alla chiesa della Consolazione. Ha inizio la processione, alla presenza dei membri dell'Arciconfraternita di Santa Maria la Nova e delle autorità civili e militari, per via Santa Maria la Nova, via Nazionale e le vie limitrofe, con i due simulacri accompagnati dal complesso bandistico Ottavio Penna. Tanti cittadini che hanno preso parte al consueto rito fino al rientro di entrambi i simulacri nella chiesa di San Giovanni. E manca ormai veramente poco alla tanta attesa Pasqua in diretta in Mondo Visione, Pasqua in Sicilia a partire dalle 10:45 su Video Mediterraneo, in collegamento dalle piazze di Modica, Scicli e Adrano. Fede e folklore domani nel giorno di Pasqua in Mondovisione con la diretta di Video Mediterraneo, Pasqua in Sicilia. L'appuntamento ormai tanto atteso dai siciliani e non, diventato negli anni un'istituzione il giorno di Pasqua. Vi racconteremo tre delle sacre rappresentazioni più belle della Sicilia: la Madonna Vasavasa a Modica, il Gioia a Scicli e la Diavolate Angelicata ad Adrano. Video Mediterraneo dunque, come ormai da anni, trasmetterà in diretta le immagini e le emozioni di queste rappresentazioni. A condurre la diretta il direttore Catiuscia Carpentieri, che dagli studi del centro operativo di Modica coordinerà le tre piazze. A Modica, Marco Scavino raccoglierà le impressioni della gente e gli auguri delle istituzioni nel giorno in cui il Cristo risorto incontra la madre ancora avvolta dal manto nero, perché non sa che il figlio è risorto. La Madonna Vasavasa è una festa secolare, suggestiva e piena di pathos. A Scicli, Valentina Frasca sarà catapultata nella festa del Gioia all'uomo vivo, che gli sciclitani e non solo attendono ogni anno intrepidi di portarlo a spalle, girando per le strade principali del centro storico in un continuo andirivieni. Ad Adrano ci sarà Sara Donzuso, che racconterà la sacra rappresentazione della Diavolata e l'Angelicata, la rappresentazione un bene inserito nel registro dell'eredità immateriali di Sicilia. Si divide in due parti, la Diavolata che propone la commistione tra elementi pagani e cristiani, fra mito e rito. È rimasta intatta nel tempo, tramandandosi di generazione in generazione, proponendosi come un unicum. E poi c'è l'Angelicata. Alla scena infernale si contrappone quella paradisiaca, in cui Maria incontra il figlio risorto ed è proclamata regina del cielo tra un coro di angeli e santi. L'appuntamento è dunque domani alle 10:45 su Video Mediterraneo canale 17 in tutta la Sicilia e in Mondovisione sul nostro sito internet videomediterraneo.it. Come sempre si può interagire in diretta scrivendo sulla nostra messaggistica WhatsApp al numero 380 46 15 850. E adesso gli auguri di Pasqua dei Vescovi e degli Arcivescovi in Sicilia.
Per costruire dunque una vera riconciliazione, una vera pace, credo sia necessario, come Gesù stesso ci mostra nella sua vita, offrire se stessi, non cedere in nessun modo alla menzogna o al compromesso, perché noi credenti anzitutto, ma poi ogni uomo, fondi la propria vita sulla verità, sulla giustizia, sulla trasparenza. La Pasqua, facendoci contemplare il Cristo che ha saputo vincere tutto ciò che è morte, ecco, faccia risorgere Catania e faccia sì che il suo amore per la vita diventi amore non per una vita impersonale, ma per la vita delle persone. La pace, dono del risorto, possa spegnere quella sede d'amore, che abbiamo bisogno. Auguri allora di buona Pasqua, auguri veri e santi per una Pasqua di resurrezione. La Pasqua possa far rinascere in noi la speranza, possa farci riscoprire che c'è una visione alla quale possiamo aprirci e che Cristo risorto ci ha già aperto, ed è la visione e l'orizzonte di una vita nuova alla quale noi siamo chiamati. Buona Pasqua a tutti, il Signore vi dia pace, gioia e serenità. Vogliamo vivere, carissimi amici, nella nostra comunità cristiana il tempo della festa, 180 anni dalla nascita, dalla fondazione della nostra diocesi. Vogliamo camminare insieme, vogliamo attraversare la stagione del dolore, ma vogliamo far festa insieme, perché il Signore è risorto per tutti. Buona Pasqua. Il Signore risorto ci circondi con la sua presenza per trasmettere la gioia della sua carità. Ci doni la sua pace per vivere da risorti. Ci colmi con i doni dello Spirito per rendere testimonianza della sua risurrezione e della sua vita. Buona Pasqua a tutti. Come trascorrere Pasqua e Pasquetta? Lo sentiamo nel servizio di Sara Donzuso. Anche per questa Pasqua 2024 i momenti da condividere con parenti e amici sono i più apprezzati. Chiedendo infatti quali sono i programmi per questi due giorni festivi, le persone ci dicono che c'è voglia di stare in famiglia, di preparare un bel pranzo e per la Pasquetta qualche gita fuori porta con gli amici, sperando di riposare anche un po'. Cosa si fa a Pasqua e Pasquetta? In campagna. Gita fuori porta? Diciamo di sì, in provincia di Catania comunque. E che si mangia? Quello che abitualmente facciamo sempre in questi periodi, soprattutto della carne, insomma, alla brace, dei carciofi arrostiti, perché è il momento per farli. Con parenti e amici? Sicuramente, figli, nipoti, parenti, amici, insomma, un po' di tutti quanti che ci riuniamo ogni anno come ogni anno, e quindi passiamo assieme dei bei momenti, devo dire. Purtroppo nulla perché lavoro, quindi siamo... Io al lavoro, passerò così la mia Pasquetta. E il giorno di Pasqua? A casa, in famiglia, almeno quello, il giorno di Pasqua, sì. In famiglia, gli amici dopo vengono, prima viene la famiglia. E la Pasquetta? No, Pasquetta non lo sappiamo quello che nasce. Champagne, un po' di carne, si mangia, si fa un po' di tutto insieme. Famiglia, Pasqua, amici, Pasquetta? Sì, dai, ci dividiamo. Il giorno di Pasqua in famiglia, chiaramente. La Pasquetta? Pasquetta qua, a passeggio. Sta a casa con la famiglia, ovviamente. Pasquetta gita fuori porta? No, fuori porta, ma a letto, così, tanto per stare in famiglia sempre. Sempre con i nipoti, le sorelle, i fratelli, i genitori. Almeno, l'unica cosa che resta da fare è quella, per cui... E cosa si porta in tavola? Ah, non lo so, io mangio solamente, gli altri pensano a cucinare. Hotel sold out in Sicilia, che è la meta preferita dai turisti italiani e stranieri.
tanti turisti negli alberghi siciliani. Tutta l'Italia, Sicilia compresa, infatti, hanno attirato per le vacanze di Pasqua migliaia di viaggiatori internazionali. E non mancano ovviamente i turisti italiani, che in viaggio a Pasqua scelgono l'Italia all'85% dei casi. Il sud resta tra le mete preferite, con la Sicilia che attira sempre di più. Il 55% sceglie per le vacanze un albergo o un B&B, mentre il 30% dei vacanzieri va a trovare parenti o amici o va nelle seconde case. Mare, montagna, città d'arte tra le scelte principali. Un turismo in crescita, così come ci confermano gli operatori del settore, che con la Pasqua danno il via alla stagione più intensa per il turismo. Abbiamo parecchi movimenti, parecchie prenotazioni, è vero, si prevede una buona Pasqua. Per lo più italiani. In questo momento stiamo lavorando al 70-60% con gli italiani. Stranieri sì, ma ancora la stagione per gli stranieri dovrebbe iniziare tra un mesetto circa. I turisti che vengono dalle nostre parti cosa cercano, cosa vi chiedono? Attrazione, musei, il mare soprattutto e l'Etna. È comunque ripreso il turismo? Assolutamente sì, si è ripreso bene, è in crescita, assolutamente in crescita. In percentuale le posso dire siamo al 30% in più. Ci prendiamo una breve pausa, torniamo tra poco per parlarvi delle tradizioni a tavola. Bentrovati in studio, vediamo le pietanze della tradizione pasquale. A Pasqua in Sicilia sulle tavole non possono mancare i piatti della tradizione, così come ci spiega la famiglia Rizza, che ha imbandito una tavola con le principali pietanze della tradizione iblea. Questa tavola vediamo le classiche impanate, che non possono mancare assolutamente sulle nostre tavole. A seguire abbiamo i pastieri, che sono anch'essi della nostra tradizione, il tutto accompagnato sempre dai nostri formaggi, dal pane di casa, dalle cucche col formaggio. E come dolci abbiamo le classiche cassate di ricotta e i biscotti scaurati. Chicca, l'ultima chicca è palombeggio con l'uovo. E quest'anno c'è una nipotina a cui destinarli, insomma, nonna Letizia e nonna Alberto, infatti vediamo con loro la piccola Giorgia. Buongiorno, sì, infatti quest'anno abbiamo avuto un motivo in più per farla, perché abbiamo l'arrivo di una nostra nipotina, la piccola Giorgia, perciò l'abbiamo fatto proprio in suo onore. Non mancano mai le uova di Pasqua, però a palumbe da cullova è a palumbe da cullova. Eh sì, perché quella è la tradizione, quello che si fa sempre per i bambini. L'uovo di Pasqua è nato dopo. Adesso però spostiamoci. Letizia, raggiungiamo la tua cucina. Ci puoi mostrare come si preparano una cassata, un pastiere e un'impanata? Cominciamo dall'impanata, che si fa generalmente con la pasta di pane lievitata. Si fanno due palline, una più grande e una più piccola, due dischi, si stirano e nel quello più grande viene messa la carne sopra e poi si chiude con l'altro disco. E la cosa tradizionale è che si ci fanno il riefica, il bordino. Ecco, cos'è questo che stiamo vedendo? Un riefico? Si fa per chiudere l'impanata. Dentro la carne che viene utilizzata è condita prima, come viene condita? Allora, la carne generalmente di agnello viene condita con sale, olio, prezzemolo, pepe nero e aglio. E poi si può aggiungere o delle patate o alcuni mettono anche il riso. Passiamo al mio preferito, il pastiere. Come viene realizzato? Il pastiere invece si stira la sfoglia e si fanno sempre dei dischetti, si ci mette la carne condita con uovo, formaggio, sale, pepe nero, aglio, prezzemolo, e questo viene una forma un po' più piccolina e viene chiuso in questo modo. La cassata, la tradizione parla anche della tuma, però non la realizziamo ormai molto con la ricotta. Cos'è la cassata? Allora, la cassata è un dolce che viene fatta con la pasta, una pasta un pochino dolce, un po' frolla, e si riempie di ricotta. In passato si metteva tuma e ricotta, anche adesso si fanno, però vengono più gettonate quelle di ricotta. Con lo zucchero, con un disco di pasta, si ci fanno tipo degli smerli, e io li faccio in modo tradizionale con il cordoncino dentro, che si chiama Milo, e a finitura una spolverata di cannella.
E non possono appunto mancare i dolci della tradizione. L'uovo di Pasqua e la colomba sono i tradizionali dolci da servire a tavola, prescelto dai bambini, e sempre l'uovo di cioccolato con all'interno la sorpresa. Il pasticcere Pietro Terranova ci spiega come realizzarlo. Si deve fondere il cioccolato arrivando a una temperatura di 45 gradi, che è il processo di fusione del cioccolato. Lo portiamo a una temperatura di 27 gradi, lo andiamo a spadolare su un tavolo di marmo abbastanza freddo, e questo processo si chiama temperaggio, che favorisce la lucentezza e croccantezza del cioccolato. Facendo questo passaggio lo rimettiamo di nuovo nella bacinella e lo portiamo a una temperatura di 30-31 gradi. Dopodiché andiamo a metterlo nelle forme per formare la prima camicia. Questo passaggio si fa un paio di volte. La prima è per formare la camicia, il secondo passaggio è per avere il giusto peso dello stampo. Una volta raffreddato, lui si stacca dallo stampo, perché il cioccolato si restringe quando si raffredda, e andiamo a mettere la sorpresa, lo chiudiamo, lo fondiamo tra di loro le due metà, viene chiuso, decorato e è servito. Farcita di creme diverse, dal pistacchio al cioccolato, passando per le glasse più variegate, la colomba è il dessert che non può mancare. Come tradizione non possono mancare le colombe pasquali, che si fanno solamente in questo periodo e hanno una preparazione di circa 3 giorni, con una lievitazione di più di 12 ore, quindi si preparano con un primo impasto la sera, poi l'indomani vengono prese il secondo impasto e dopodiché vengono cotte in forno per circa 40 minuti. Ad una temperatura interna di 93 gradi. E con le nostre colombe e con le nostre uova vi auguriamo buona Pasqua. Motociclisti a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica. Grazie al cuore grande di tanti motociclisti, molti bambini ricoverati negli ospedali riceveranno tanti doni. Tutto ciò è stato possibile grazie all'iniziativa Un Respiro in Corsia, un motoraduno solidale che si è svolto oggi a Mascalucia insieme alla delegazione di Catania Mascalucia della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, in collaborazione con i motoclub della Polizia di Stato di Catania, Angeli in Moto, Sicilia in Motociclette Insieme e Anonimi su Due Ruote. Questi Angeli su Due Ruote hanno acquistato tanti prodotti solidali pasquali, sostenendo così la ricerca sulla fibrosi cistica, e poi questi prodotti verranno donati a circa 100 bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali San Marco, Garibaldi, Policlinico di Catania e presso la struttura ODA, centro di riabilitazione. Abbiamo promosso nei volontari nonché genitori la campagna pasquale, appunto per raccogliere fondi da destinare a progetti di ricerca che la delegazione di Catania Mascalucia, in quale io come responsabile, si è impegnata insomma a sensibilizzare un po' Catania e provincia. Che la ricerca per noi oggi è fonte di speranza e vita per tutti quei pazienti che aspettano la cura definitiva per la fibrosi cistica. Tanti motociclisti che hanno partecipato. Tantissimi, tutti riuniti qui per dare un sorriso in corsia e dare quel respiro in più a tutti i pazienti che sperano, come Giada, come mia figlia, nella cura definitiva. Stanotte cambia l'ora, arriva l'ora legale, lancetta avanti di un'ora a partire dalle 2. Si rinuncerà ad un'ora di sonno, ma a giornate più lunghe. Torna come ogni weekend Sindaco oggi ospite della puntata il sindaco di San Giuseppe Jatuo, Giuseppe Siviglia, alle 15 e alle 20, e poi domani ospite in collegamento da Motta a Santa Anastasia il sindaco Anastasio Carrà, appuntamento alle 15, alle 19 e alle 20 su Video Mediterraneo. È tutto con questa notizia, grazie per la cortese attenzione e a voi tutti buon weekend.